Konnichiwa e benvenuti a tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti tutti quanti voi nel favoloso mondo di Ni no Kuni 2. Ovviamente dobbiamo continuare questa avventura incredibile, questo gioco di ruolo giapponese veramente apprezzabile. Allora, siamo ovviamente nello stesso luogo dove ho salvato l'ultima volta. Mi siamo salutati l'ultima volta. E se c'è un salvataggio, diciamo, mi puzza un po', perché di norma ci dovrebbe essere qualche boss fight, però vediamo un po'. Ok. Oh. Ehi, non mi aspettavo fosse un edificio così grosso. E così è qui che fabbricano i dadi truccati, eh? Ok, dai, facciamo squadra. Ecco, Shanti, vogliamo aprirci una via con la forza? Yeah. No, dobbiamo evitare nell'occhio. L'ideale sarebbe riuscire a introdurci di nascosto. Arriva qualcuno, nascondiamoci, presto. Ecco che la questione è un po'. Oracolo novizio. Povero me, ma perché dovevamo sistemarci qui nel fitto più fitto della foresta? Dai che forse esce poi l'arcano, vediamo un po'. Cosa rendi che i cittadini scoprano tutto? Calli. Quelli sono oracoli di Kangai. Sentite, mi è venuta un'idea. Che coincidenza, anche a me capo. Oddio, che è successo? Oddio, l'hanno fatti fuori. Ah, e sono mascherati, grandissimi. Che altro dovevamo aspettarci dai preti dei cieli? Siamo sicuri che non ci scopriranno? Noi restiamo qui a tenervi d'occhio. Voi entrate in quella fabbrica di dadi e fate quello che dovete. Cercate di tornare il prima possibile. Non ci resta che andare, Evan. Novità, ti sei separato temporaneamente da Zoran e Shanti. Ok, bene. Ok, siamo dentro. Madonna, che grafica incredibile. Guarda, sembra veramente che fosse un film di animazione dello studio Ghibli, però formato JRPG. Ma alla fine ce la siamo cavata, dai. Dunque gli servono almeno due prove. Una per collegare Tartruffo agli imbrogli, idealmente un documento scritto di suo pugno. La seconda invece è solo una mia congettura, ma credo ci sia un dispositivo con cui è possibile controllare i dadi a distanza senza usare la magia. Davvero? Pensi sia possibile farlo senza ricorrere alla magia? C'è una tecnologia molto comune nel mondo da cui provengo e credo che qui stiano usando qualcosa di simile. Bene, andiamo subito a cercare le prove. Già, potremmo sfruttare il nostro travestimento per porre direttamente delle domande agli altri oracoli. Ok, vediamo il da fare. Allora, cerca le prove raccogliendo informazioni nella fabbrica. Ok. Vabbè, andiamo di qua, va. Si può entrare? Sì, ok, bene. Salve, ehi voi, li hai visti quei documenti? Ah, niente, scusate, se non sapete di che si tratta lasciate perdere. Credo che avrei dovuto occuparmene io. Allora, scusa, che cazzo di domande fai? Abbi pazienza. Vediamo un po'. Qui sono scritte informazioni su alcuni materiali, ma purtroppo non servono a nulla per incastrare Tartruffo. Questi dati mi sembrano di buona qualità. Credo proprio che riusciremo a rispettare le previsioni per questa settimana. Qui a Kangai si creano marchingegni vari con tecniche dalle antiche radici. E noi lo usiamo per truccare i dadi in tante maniere diverse. Ma ovviamente solo agli oracoli è concesso questo privilegio. Sentitevi orgogliosi di essere dei prescelti. Dai, dai, che forse...
Bene, ho riportato sul registro tutto il necessario. Ora devo ordinare i materiali e l'attrezzatura. Ah, devo pensare a una montagna di cose diverse. Ok, vediamo un po'. Options che ci abbiamo. Ah, ok, ovviamente la mappa. Andiamo di là. Ah, qua che fate? Le prove? Allora, vediamo un po'. Parliamo con lei. Anzi, con lui, un giovane oracolo. Uff, mi sono stancato di fabbricare dati. Quanto vorrei passare subito a progettare trucchi e inganni strabilianti? Aia. No. Quanti dati hai realizzato oggi? Io sto andando a passo abbastanza spedito. Per curiosità, ho chiesto a uno dei miei superiori e pare che questi telecomandi non funzionino con gli incantesimi. Pare usino la tecnologia di un paese che non conosco, ma non ho capito come riescono a far cose che sembrano magia senza servizi affatto. Già. Oh, qui manca un comando di scorta, chissà dove l'ho messo. Non sto battendo la fiacca, davvero. Ehi, vedi di lavorare pure tu. Ok. Qui c'è montagna di... Cioè, qui c'è una montagna degli stessi dati truccati utilizzati al casino. Tuttavia non sembra avere a che fare con il sommo alias. Gli oggetti guardati sui scaffali destano l'interesse, ma non sembra che possano servire a dimostrare alcuna truffa. Va bene, ok, vediamo un po'. Un tavolo da lavoro che serve a realizzare dati truccati. Non ha niente di interessante, ok. No. Quanti dati hai realizzato tu oggi? Io sto andando a passo abbastanza spedito. Vabbè, ok, questo abbiamo già. Vediamo un po', qui c'è montata dei stessi dati truccati utilizzare a casino. Tuttavia non sembra avere a che fare con il sommo alias. Ok. E allora ritorniamo di qua e vediamo un po'. Qui non c'è nulla che si possa usare come prova. Prova, vediamo un po'. Questi dati mi sembrano di buona qualità. Credo proprio, vabbè, questo abbiamo già letto. Salve, cerchiamo una prova. Vediamo un po'. Allora, bene, ho riportato sul registro tutto il necessario. Ora devo ordinare i materiali e l'attrezzatura. Ah, devo pensare a una montagna di cose diverse. Sul registro, eh? Vediamo un po'. Qui c'è una montagna di... Qui c'è una montagna di stessi dati truccati utilizzati a casino. Tuttavia non sembrano sempre avere... Vabbè, ok, questa pure l'abbiamo già letto. Vediamo un po' qua. Oh, oggetto importante ottenuto. Ho ottenuto delle indicazioni per i dati. Bene così. Guarda, ho trovato un foglio nel cassetto e c'è la firma di Tartruffo. Ottimo così. Sembra siano indicazioni scritte quando ha ordinato di avviare la produzione. Forse un subordinato negligente ha dimenticato di distruggerle subito dopo... subito come... Avrebbe dovuto. Questa sarà una prova schiacciante, non trovi? Il problema è che ci manca la cosa principale, ovvero? Intendi il dispositivo per controllare i tiri del sommo alias? Credo che qui debbano trovarsi prototipi e copie di scorta. Dovremmo porre delle domande agli oracoli sfruttando il nostro travestimento. Ok, altre domande? Vabbè, facciamo altre domande, vediamo un po'. Qua no, Vabbè, cominciamo da questo. Ok. Poi vediamo un po'. Qui a Kangai ti chiamiamo marchingegni vari con tecniche delle antiche radici. E noi le usiamo per truccare i dati in tante maniere diverse. Ma naturalmente solo agli oracoli è concesso questo privilegio. Sentitevi orgogliosi di essere dei prescelti. Ok. Questi dati sembrano di buona qualità, credo proprio che riusciremo a rispettare le previsioni per questa settimana. Ok, questo pure abbiamo già sentito. No.
Ehi, voi li avete visti quei documenti? Ah, niente, scusate. Va bene, ok, lasciate perdere. Già, se dovessi... Era tutto colpa tua, va bene. E andiamo di qua, vediamo un po'. Marchi ingegni, ok, va bene. Quando hai realizzato tu oggi, questo pure abbiamo già sentito. Vediamo un po' loro. Pari usi una tecnologia di un paese che non conosco. Non ho capito come riescono a far cose che sembrano magia senza servirsene affatto. Già, magari sarà la potenza del wifi, chi lo sa. Oh, qui manca un comando di scorta, chissà dove l'ho messo. Un tavolo di lavoro che serve a realizzare dati truccati. Ok. Ok. Questo pure abbiamo sentito. Cavolo, abbiamo parlato praticamente con tutti. No. Vediamo un po'. No, perché comunque dico sempre le stesse cose. Vediamo un po'. Però loro fanno riferimento a tecnologia. Questo parla degli inganni. Cioè, stiamo facendo i cromi dentro sta fabbrica, porca miseria. Oh, via un po' lui. Oracolo creativo. Vuoi sapere cosa sono queste? Idee per migliorare il sommo alias. Oh, forse dobbiamo sbloccare, va? Non può mica rimanere sempre uguale a se stesso. Ecco perché ogni giorno continua a sfornare nuove idee. Candici più. Vabbè, ok. Vediamo un po' cose diverse sul registro. Quel registro abbiamo già preso. Vediamo un po' qua. No. Qui a Kangai si creano marchi ingegni vari con tecniche delle antiche radici e noi le usiamo per truccare i dati in tante maniere diverse, dai. Più naturali così. Appunto, ma naturalmente se lei ha concesso questo privilegio, sentivo orgoglioso di essere dei prescelti. Beh, mi pareva quasi una confessione quella, no? Questi dati mi sembrano di buona qualità, credo proprio che riusciremo a rispettare, questo abbiamo pure già sentito. No. Riparliamo con lui. Ok, va bene. Ritorniamo di là, vediamo un po'. Non so, vediamo un po'. Parliamo un po' con questi qua. Chissà dove l'hai messo, dove l'hai messo. E che ne so, se non lo sai tu. Sembra sia un telecomando. Non potrei mai sottrarlo davanti al vigile sguardo degli oracoli. Chissà, forse ce n'è uno uguale altrove. Ah, ok, interessante. Un telecomando, eh. E dove sarà nascosto sto telecomando? Tu ne sai qualcosa? No, eh. Vediamo un po'. Ok, comando a distanza, trovato, bene così, yatta, ok. Guarda, Roland. Già, a giudicare da quel che ho visto in giro, si direbbe il comando a distanza che controlla il sommo alias. Avevi ragione tu, allora. Sì, e credo che Tartruffo ne abbia uno identico. Per forza, mi sa, E lo ha usato per derubare il proprio popolo, oltre che per privare Nir della sua foresta. Ma potrebbe diventare anche la nostra arma migliore, se ben sfruttato. Yoshi. Bene, abbiamo ciò che ci serve, andiamocene subito di qui. Ok, bene, fuggi dalla fabbrica dei dati. Ok, usciamo direttamente. Eccala. Attenzione, i dati intrusi, attivo modalità dissuasione. Eccala. Shanti, Zoran!
Scusate, ci hanno scoperto, non pensavo che avessero sentinelle meccaniche. Eccala, infatti io avevo detto che puzza di bot fight. All'aria di essere tosto questo tizio. Oppure che non riusciremo a fuggire. Aiutiamoli, Roland, dai. E vediamo un po' quanto è tosto questo robot meccanico. Eccala. Vediamo che livello è. Che livello sei? Animatoide. Il massiccio martellatore muschioso. Eccala. Livello 21. Porca la miseria. Vabbè. Aio. Vai, prendiamo alle spalle così. Ok, ragazzi. In battaglia, coraggio, in battaglia. Grande, spariamolo. Porca la miseria. Ficuio, vai così. Allora, vai, Cioffi, anche voi, in battaglia. Su Solario, anche tu, vai. Bombardatelo. Bombardatelo così, bene così, bene così. Intanto, buoni tutti. Erba medicinale per noi, bene così. Zoran, dove cazzo è sta Zoran? Che è già crepato? No, dai. Tacci tua. Vai, prendi questo qua così. Aio, aio, aio. Eh no, ma sempre. No, sempre con noi, no, cavolo. Liscio. No, con lei non possiamo crepare, eh. Ah, cavolo. Ma non si può fare, va bene, ok. Occhio, occhio. Va ragazzi, in battaglia pure voi. Mortacci tu, che caspia lanci. Occhio, occhio. In battaglia. Occhio. Che fa, scoppia? Mortacci sua. Erba medicinale subito. Sia per lei e sia per Roland. Andiamo con lui, andiamo con lui. Vai, bombardatelo, bombardatelo così. Aio, adesso ce l'ha con noi. Tacci sua. Liscio. Liscio. Vai, prendi questo qui, così. Vai così, vai così. Variamo un po' tutto. Grandissimi Cioffi, dai che ci manca poco, dai ci manca poco. Vai così, vai così. Sì, yatta. Yatta, bene così. Per un attimo ho creduto che fossimo spacciati. Bene così, benissimo così. Abbiamo fatto un bel po' di chiasso, ma non sembra che nella fabbrica se ne siano accorti. Eh già. Siamo entrati queste prove? Sì, abbiamo il comando a distanza in grado di controllare i dati tirati dal sommo alias. Oh, sì, ce l'hai fatta. Così chiuderemo Tartruffo di sicuro. Ah. Già, questo oggetto sarà determinante per metterlo alle strette. Evan, prima di continuare vorrei che ti fermassi un attimo a riflettere. Stiamo per interferire con gli affari di un altro paese. Già, potrebbe nascere un conflitto, no? Senz'altro agiteremo non poco le acque. Se la faccenda dovesse complicarsi, potremmo ritrovarci con un nemico in più. Cosa vuoi fare, Evan? Già, bel dilemma, eh? Io non penso sia sbagliato voler arricchire un paese a scapito del suo stesso popolo. Quindi saremo noi a dover cambiare Kangai. Ben detto, bravo, bis! No, decisamente non possiamo stare con le mani in mano. Sei un re, amico, e si vede. Il re ha parlato e la sua volontà sarà quella dell'intero paese. Aiutare Kangai e tutti i suoi abitanti. Quindi direi una sorta di colpo di stato a questo punto, no? Andiamo subito dal nobile Tartruffo.
In un certo senso, insomma. Dovrebbe essere una sorta, appunto, di colpo di stato, ma poi vediamo un po' come si evolveranno tutte le faccende. Oh, grandissimo! Ma che abbiamo trovato? Si sente la voce provenire dalla statua dell'idolo Cioffo. Dai, così. Benvenuto, mio caro viaggiatore. Mostrami la giusta offerta e la ricompensa sarà certa. Un fungo dal colore dell'ambra. Attento, è molto scivoloso. Ovolo comune, ovolo maligno. Ah, proviamo con l'ovolo comune, va. Vai. Tieni l'ovolo, che è un tipo di fungo. Ti va bene? Hai dato un ovolo comune in offerta all'idolo Cioffo. L'idolo Cioffo... ai ai ai, non reagisce. Pare che l'offerta non sia di suo gradimento. Ai ai ai. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ovolo comune non lo vuole. Ovolo maligno? No, facciamo così. Ah, forse la fogliota viscosa. Cioè abbiamo 11. Proviamo un po' se piace dall'idolo Cioffo. Ha dato una fogliota viscosa in offerta all'idolo Cioffo. Grandioso, non credo ai miei occhi. Questa sì che è un'offerta coi fiocchi. Bene così, bene così, vai così. Ok, un altro Cioffo. Un Cioffo è balzato fuori dall'idolo Cioffo. Bene così. È un nuovo Cioffo, Mold, l'essere palustre, si è unito a te. Ottimo così. Bene, bene. Allora, andiamo con Evan e vediamo un po' se... E... inventario, erba medicinale, gliela diamo subito. Bene così, ok. Bene, bene, c'è qualche tesoro qua intorno. Vediamo un po'. C'è qualcos'altro che sbrilluccica. Eccolo qua il tesoro, infatti. Vai così. Vai, un anello del mago elite. E vai, bene così. Oh, un po' di fortuna ogni tanto. È quello che ci vuole. Prendiamo pure qui. Un ovulo comune, va bene. Accusa dal truffo di aver truccato i dadi. Ok. E va bene, qui possiamo salvare. Allora facciamo così. Questo episodio di Nino Kuni 2 termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciarmi un bel like. Cercate di arrivare almeno a 15 like, ragazzi, 10, 15, così, insomma, stupitemi. Non me ne chiedo miliardi e milioni. Un commento, come dicevano i vostri amici, dal vostro Giappo Gamer. È tutto. Io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. E ai prossimi, sayonara ne, ai prossimi episodi.